grazie mille, è stata veramente una serata interessantissima. Penso che abbiate riscosso un grande successo che poi testimonia con l'affetto e la passione che anima tutti quanti per la storia aeronautica e per la storia militare in genere. Vorrei puntualizzare quello che ha detto il generale Di Martino, l'importanza della conservazione dei documenti. E il fatto, l'ha scritto anche Erodoto nella prefazione del suo libro della storia di Erodoto, che è il primo libro ufficiale di storia che viene riconosciuto, dice che lui ha cominciato a scrivere le cose di cui era stato testimone perché era convinto che una volta che lui e gli altri che avevano assistito a quegli eventi non ci fossero più stati, quelle cose come se non fossero mai successe ed è la realtà. Quindi l'importanza della conservazione e della documentazione. Quindi invito tutti quanti, chi dispone di documenti, tutti quanti a casa abbiamo parenti, amici o sentiamo dire chi via. Io personalmente, quando entro in contatto con delle persone che mi dicono che conservano documenti o dei cimeli di loro congiunti appartenuti all'aeronautica, li invito a consegnare all'ufficio storico o al museo aeronautica di Viglia di Valle. Vorrei preannunciare un altro convegno che ci sarà il 27, organizzato dal nostro centro studi e che sono sulle forze speciali, una nuova specialità interforze. Ci sarà il comandante delle forze speciali interforze e poi concentreremo la nostra attenzione sulle forze speciali dell'aeronautica. E infine, e qui concludo, è stato indetto, lo trovate già sul nostro sito, lo troverete sulla nostra rivista che è in corso di stampa, per il 2019 faremo il decimo premio letterario aeronautico. Quindi invito tutti gli autori o tutti coloro che hanno degli amici o dei conoscenti che hanno scritto o desiderano scrivere dei trattati di storia militare in generale, particolarmente storia aeronautica, di farci pervenire e quindi trovare una giusta collocazione nel nostro premio. Grazie a tutti e buona serata.